acquiriti, hanno tutto, c'erano tre al negozio sull'accordo, due a Roma Centro, hanno il SUV, e praticamente che cosa? Hanno dei problemi col figlio, perché il figlio non gli va, il figlio è diffidato, ha avuto due anni di vita allo Stato, perché? Perché sente evidentemente la pesantezza di un rapporto tra me e mia moglie che insomma arranca molto, è vuoto. E lo psicanalista, interpretato magistralmente da Stefano Ambrogi, ci consiglia di fare un viaggio per ricontattarci, per riunirci, per condividere qualcosa, lo scorcio, il sapore, e riallacciare un dialogo. E andiamo dove? Nel posto più sbagliato che una coppia di caponi può scegliere. L'hotel San Domenico a Taormina, luogo di antiche tradizioni, antiche eleganze, luogo di storia, antico monastero dove trovi tutto, ma tranne che fuori, là ci vanno gli scrittori inglesi, ci vanno le persone di un certo modo. Però se mi fossi fermato al contrasto, avrei fatto un normalissimo film da soli, che vai in un albergo e è impresentabile con la moglie. No, invece qua a un certo punto prende tutto il secondo tempo questo terzo frammento. C'è un incastro di situazioni che è notevole, perché poi a un certo punto io e Claudia ci separeremo in qualche modo e vivremo parallelamente le storie. Lei avrà un rapporto con Roberto Franceschi, io avrò un rapporto con Eva Riccobono, il nostro figlio avrà un rapporto con Cristiano Bonasera. Quindi entrambi cercheremo in qualche modo di raggiungere quello stile, quella qualità che ci dà quel contorno di quell'ambiente. Perché sentiamo che noi siamo un po' dei caponi griffati, blanchiati, firmati, però vediamo intorno a noi delle, o la grande qualità, la grande classe da Eva Riccobono, questo suo cantone, i testi, questo suo viso tenere di porcellana, oppure lei che è il suo idolo, che viso alle divinili, che gli dice ne sei costato tre ricari, che l'ho votato, ma perché intanto ha lasciato via la seconda puntata? E lascia poi la fame, quella, e quindi c'è anche un po' di critica di costume sulla realtà, sulla società, sull'assenza di valore, sul grande materialismo, alla fine, perché alla fine questa coppia che cosa ha soltanto beni materiali, ha un grande mondo. Ecco, questo terzo episodio, quindi secondo me è una vasta radiografica, direi ben fatta, di tanti dettagli, di tante volgarità che vediamo ogni giorno e che ci sfuggono, perché ormai ci sfugge tutto, ci scivola tutto addosso, perché ormai non siamo forse più, nemmeno non abbiamo più la forza di indignarci, perché non c'è più un senso del ridicolo. Però con l'osservazione che questi dettagli abbiamo cercato di rimarcarli per riderci sopra e per allontanarci. Però alla fine questi tre, marito, moglie e figlio, forse non sono loro i grandi caponi, forse le persone veramente sporche sono quelle che rappresentano un po' il contorno, quelli che hanno interpretato. Quindi, che cosa dire? Che forse un comune denominatore questo film ce l'ha, ed è il candore contrapposto alla grande volgarità dei tempi che muovono. Questo è il mi sono divertito, sono fiero di aver fatto questo film. E ringrazio alla fine queste 1200 e passa persone che mi hanno stimolato, mi hanno spinto ad affrontare questa rivisitazione. Ringrazio Gabriele Cosmetti, che è stato quello che ha lanciato il titolo nella mia playlist, grande osservatore del titolo, perché ha lasciato un attimo così, però il produttore dopo 5 minuti la chiama Domanza e ha detto subito il titolo era quello che mi spiazzava, e non facendomi nemmeno riflettere se mai perché era buono. È il primo titolo che non trovo io, poi fa il secondo titolo, però alla fine va bene così. Noi siamo pronti per rispondere alle vostre domande. Prego. Sapete che in genere nei miei film
reale, di rispondere di incontro. Quindi sono stato felice di aver avuto accanto Jerry Cucciari, perché è al suo primo film, lei ha un grosso successo a teatro, ne avrà sempre di più, ma adesso si avvicinerà per forza al cinema, quindi è stato un primo ingresso, secondo me, molto efficace. Quando trovo attrici che, alle quali posso dare qualcosa, insomma, io sono sempre in prima fila. Eva Riccobono mi ha molto colpito perché rappresentava perfettamente quella specie di morte a Venezia che poi rappresenta per me, per il mio personaggio, cioè morte a dormire in questo caso, questa figura eterea, questa figura candida che rappresenta veramente la grandissima qualità, la finatezza. Poi dopo poi scopriremo magari qualche altra cosa che c'è dietro. Clown, Martina Vinto, una ragazza splendida, bravissima, per me è stato un gran piacere, insomma, avere la Battesi in un film di commedia, ci ha fatto delle cose, insomma, non era la prima anni, però forse la sua prima commedia. Anna Maria Tognai, ti vorrei ringraziare, perché mi ha portato una ventata di vecchio stile, di vecchia del teatro di una volta che però si sposava perfettamente col personaggio del professore in quell'ambiente, quindi era giusta, era perfetta, poi Clizia anche, insomma, ha la sua esperienza, anche lei ha fatto delle cose, però ha rapporto con Lorenzo Vizio. Io ho cercato di fare di dare a tutte quante le classi con Claudia, che vi dico, con Claudia ci intendiamo ancora, c'è cioè un feeling formidabile, abbiamo lo stesso sguardo ironico, mi basta una cosa per credere un po', è stato soltanto più un piacere, e credo che abbiamo veramente due o tre momenti veramente di notevoli, di ottima commedia, che spero sappiate cogliere. E poi, insomma, prego. No, prego, c'è un microfono. Chi ha scelto Massimo Manino? Perché devo confessare, ci ho messo 10 minuti per entrare in questo perdone, nel momento che è entrato lui, poi da lì in poi non ci siamo più fermati da ridere, lo dico sinceramente. Io l'ho scelto perché... No, io l'ho scelto per due motivi. Il primo motivo, io sono la costante ricerca di caratteristi, perché dopo la scomparsa di Mario Brega, di Salavella, tanti stellini